Pubblico di Radio Flumeri, buonasera, buonasera a tutti e ben trovati a questa puntata di Sportivamente Irpini. Martedì post festa della mamma, possiamo dire. Domenica è stata una bella celebrazione per tutte le mamme del mondo, l'abbiamo visto insieme con Basketmania 15 e stasera viviamo insieme un'altra bella puntata di Sportivamente Irpini con tanto sport locale, ma soprattutto una scandone che fa davvero sognare tutto il pubblico. Un saluto da Nicola Giacobbe, ciao anche a te Lucio. Ciao, ciao Nicola, ciao ai nostri radioascoltatori. Siamo su Radio Flumeri 101.2 MHz oppure sul sito www.radioflumeri.it oppure potete seguirci sulla pagina Sportivamente Irpini Radio Flumeri a gonfie vele, possiamo dirlo Lucio. Assolutamente. Ricca di notizie, ricca di spunti di riflessione e non solo. Un saluto a Nicola Giacobbe ancora e Lucio, di cosa parliamo oggi? Beh, non possiamo che iniziare con la scandone, una scandone luccicante che fa sognare tutti i tifosi. Ieri ha battuto anche in gara 2 Pistoia per 83-70 e non è che poi si sia ridotto il gap tanto rispetto a gara 1 come ha fatto capire Vincenzo Esposito in sala stampa al Palà del Mauro. Sì, magari si è fatto un po' meglio, parlo naturalmente di Pistoia, rispetto a gara 1, però la differenza tra le due squadre è notevole fisicamente, tecnicamente, qui diamo ragione a Vincenzo Esposito. James Nunnally, questo è il nome che viene fuori dalla gara di ieri, 32 punti, 32 di valutazione, targa consegnata per il premio di MVP della stagione 2015-2016 del campionato di A1. Quindi è andato tutto benissimo, un Nunnally che veramente sparava da qualunque parte e riusciva a trovare sempre il canestro. Poi anche Buva in evidenza con una doppia doppia, 12 punti e 12 rimbalzi, una squadra quindi che gira a meraviglia. Pistoia ha cercato di fare qualcosa, il 9-0 di inizio partita poteva far presagire qualcosa, poi però coach Sacripanti ha richiamato i suoi e Pistoia è stata spazzata assolutamente via. Sono state quindi due gare al Palà del Mauro ottime per la Scandone, ora bisognerà andare a Pistoia e il Pala Carrara è un palazzetto infuocato, saranno altre partite, però io dico una cosa Nicola, magari tu la vedrai in modo diverso, bisogna cercare di chiudere quanto prima questa serie, non so se addirittura già in gara 3 domani oppure in gara 4, importante che non si arrivi però a gara 5, perché vero che sarebbe sempre al Del Mauro, però gara 5 è sempre una partita molto delicata, ti giochi tutto lì, o perdi o vinci, quindi meglio non andare a gara 5. E poi l'altro vantaggio è che se riesci a chiudere la serie già a gara 3 o gara 4 hai più tempo per recuperare in vista della semifinale che si giocherà il 18 maggio. Sì Lucio, hai fatto un'analisi completa e dettagliata di tutto quello che è e che potrebbe essere domani in gara 3 al Pala Carrara. Hai detto di James Nunnally, il giocatore assurdo, ieri l'abbiamo visto ancora una volta, 32 punti per lui come hai già detto, però quello che voglio far notare è che la Scannone è brava anche a cogliere i momenti, nel senso che James Nunnally quando è in condizione viene lasciato esplodere in tutta la sua grinta agonistica, per lui 16 dei 57 tiri totali dell'Avellino presi appunto dal californiano di San José. È un giocatore che può fare davvero la differenza, però qualora non ci fosse James Nunnally ci sono altri giocatori che riescono a prendersi i tiri di Nunnally per certi versi, penso a Jure Ireland, penso a Marcus Green che ieri è mancato, però non è che è mancato Marcus Green, però ieri c'era un James Nunnally spettacolare che era on fire, quindi è giusto che se li prendesse lui determinati tiri come è successo. Aveva iniziato Manuccio nel parziale 0-9, c'erano state delle palle perse e dei tiri sbagliati dall'americano che avevano fatto un po' preoccupare all'inizio, poi però
ha lasciato libero sfogo al suo talento ed è stata davvero una cosa eccezionale, MVP più che giustificato. Ma sì, assolutamente. Poi ci sono state delle, sempre per quanto riguarda alcuni numeri della gara, 114 a 56 di valutazione complessiva, ma quello che risalta è il 3, dico solo 3 di valutazione complessiva nel secondo quarto per Pistoia, un dato abbastanza che fa rabbrividire per quanto riguarda Pistoia, quindi tutta la squadra, ecco, valutazione complessiva, che significa tutta la squadra, solo 3 di valutazione. E allora ci ha dato dentro la Scandone, ha fatto benissimo, Ragland 9 assist, come dicevi tu benissimo prima Nicola, se non c'è i Nannali c'è il Vekalas di turno anche, ci sono Buva, ci sono tanti giocatori, una squadra che si riesce a capire benissimo, poi Sacripanti è stato molto bravo a forgiarla, ma il merito va dato anche, mi rifaccio sempre ai premi dei fine stagione, un applauso a Nicola Alberani perché ha preso James Nannali, che era un'autentica scommessa. Lo vogliamo dire, era un giocatore, un'incognita, una scommessa, e allora non l'ha vinta, l'ha stravinta, addirittura MVP del campionato. Questo mette in mostra il fatto che Alberani è il miglior DS di questo momento, secondo me. Puntare su un ragazzo che comunque aveva delle potenzialità, le aveva subito percepite. Nicola Alberani addirittura ha esploso questo ragazzo e è diventato il miglior giocatore della Serie 1. Bravissima la coppia Alberani-Sacripanti, perché sono stati capaci di prendere una cozzaia di giocatori, la chiamo così per dire come la definivano all'inizio stagione, era una cozzaia di giocatori, penso, sì. Penso a Giannis Blooms, penso a Benas Vekalas, penso a James Nannali, chi è questo James Nannali, penso a Ivan Buva, ha preso questa cozzaia di giocatori, l'ha messo insieme in una squadra con le loro capacità che emergono, penso alla capacità di assist man di Marquise Green, penso alla capacità di Ivan Buva di esplodere tutto il suo talento quando messo nelle migliori condizioni, penso alla capacità di Benas Vekalas, tutti giocatori bravi che messi all'interno di un sistema rendono il triplo o quadruplo rispetto a quanto renderebbero in altre squadre in cui avrebbero altri ruoli. La partita però di gara 3 mi lascia qualche preoccupazione, perché nel finale abbiamo visto una Pistoia comunque che ha saputo reggere alla squadra bianco-verde, 19-18, o meglio nel terzo quarto 19-18. L'unico quarto vinto da Pistoia, sì, è il quarto, proprio è l'ultimo. Quarto, appunto, 19-17. Ci sono stati dei momenti in cui Pistoia sembrava potesse andare anche sotto il meno 10, poi però la Scandone con la puntualità dei suoi uomini ha saputo spazzare via ogni certezza. Poi sì, c'è stato Ciz che ha messo, sì, qualche tripla, Kirk, però nonostante il meno 10... Sì, sì, sì. Appunto, mi preoccupa la gara di domani, perché ci sono giocatori come Black Shear e come Knowles che in piazze calde come quelle di Avellino, del Palademauro, magari potrebbero soffrire. Knowles in particolar modo ieri, Esposito si riferiva a lui in sala stampa. Appunto, quello ti stavo per dire. 3 falli dopo meno di 10 minuti. Ovviamente rimane bloccato un giocatore che non conosce i playoff italiani, e quindi Esposito si riferiva a lui, nel senso che poi ha dovuto giocare con Black Shear da guardia, Lombardi da 3 e Antonutti da 4 per gran parte della gara. Quindi mi aspetto che queste bocche da fuoco di Pistoia possano fare molto bene al Pallacarrara. Avellino di certo rimane superiore rispetto alla squadra della Giorgio Tesi, però mi aspetto che ecco, i 2 punti di Knowles e i che posso dirti, gli 11 di
Blackshear, mi aspetto che diventino almeno il doppio in gara 3, perché sono dei giocatori validi, lo hanno dimostrato durante il corso del campionato, e quindi Avellino vorrebbe soffrirli in particolar modo. Sarà una partita sporca, mi aspetto una partita sporca. Già ieri Esposito l'ha messa sull'agonismo nella sala stampa, quindi mi aspetto un Palacarrara infuocato, anche perché ricordiamolo, il Palacarrara è stato testimone anche del saluto tra virgolette di Jack Galanda al basket in quella famosa gara 3, gara 4 di 2 anni fa, in cui Milano ci ha lasciato le penne e ha dovuto sudare le fatidiche 7 camicie prima di portare a casa i quarti, perché non erano affatto facili. Quest'anno ho paura che succeda la stessa cosa. Sono sicuro che però la Scandone riesca a chiudere quanto prima questa serie, perché un bel 3-0 e tutti a casa. Io magari le insidie ci sono, però penso che la Scandone è una squadra talmente ben collaudata adesso che possa rintuzzare al meglio anche il calore del Palacarrara e anche naturalmente il gioco di alcuni suoi cestisti che possono rendere al meglio nel proprio ruolo. Appunto, come dicevi tu, Knowles ieri purtroppo era già gravato di 3 falli e quindi Esposito se ne è dovuto privare. Quindi al meglio di Pistoia e naturalmente al meglio anche dell'ambiente che farà risuonare il Palacarrara, io penso che comunque la Scandone possa reggere il confronto sia su una parte che sull'altra, perché poi c'è da dire anche che la Scandone è forte, molto più forte di Pistoia fisicamente e tecnicamente. Il rischio di arrivare a gara 5 tu lo metti in preventivo, a quanto... No, nel senso che si può arrivare a gara 5. Non sarebbe un dramma, ecco. Tutto no, non succedere. Sarebbe un dramma. Io non vorrei arrivare a gara 5. Nessuno vorrebbe arrivare. Assolutamente. Anche io. Voglio proprio evitarla. Però ieri in sala stampa lo stesso coach Sacripanti ha detto: male che vada, andiamo in gara 5. Una dichiarazione che non deve essere fraintesa, perché coach Sacripanti è assolutamente mentalizzato per andare a Pistoia e finire la serie. Questa è la cosa più importante. Però giustamente poi qualche preoccupazione che ci può essere di qualche tifoso, oppure qualche perplessità di qualche nostro collega giornalista, è stata subito tra virgolette smorzata da coach Sacripanti, dicendo: vabbè, non la facciamo così tragica, perché male che vada c'è gara 5 al Pala del Mauro. Quindi questa dichiarazione fa intendere anche che non ci sarebbero grossi problemi, ma anche il fatto che comunque Avellino deve chiudere la serie. Questa è l'idea, è il Sacripanti pensiero. Poi per quanto riguarda invece coach Esposito, beh, l'ha messa così un po' in caciarra, come si dice a Roma, e allora magari a questo gioco la Scandone sa rispondere. L'arbitraggio, lui si riferiva all'arbitraggio, un collega di Pistoia proprio ha detto chiaramente al coach pistoiese: ma coach, ti riferisci proprio all'arbitraggio? No, io non ho parlato di arbitri, però obiettivamente non è che ci voleva tanto a capire che ce l'avesse con l'arbitro La Monica, il caro coach Esposito. E poi si è tradito da solo quando ha detto che determinati suoi giocatori, quando avevano dei contatti più energici con gli avversari più forti fisicamente, venivano puniti. Quindi si è tradito da solo da questo punto di vista. Poi un altro interrogativo: quando dice coach Esposito abbiamo ridotto rispetto a gara 1 il gap, ma sì, a livello di rimbalzi magari la differenza dei rimbalzi è stata minore rispetto a gara 1, ma tutto questo gap che è stato ridotto io non lo vedo sinceramente. Vabbè, diciamo, qualcosina sì, però diciamo che rispetto a gara 1 la partita è durata 40 minuti, possiamo dire. Comunque fino all'ultimo ci poteva essere quel pericolo che Pistoia riuscisse a realizzare quel break che poteva completamente riaprire la partita. Invece in gara 1 la gara era stata completamente chiusa dalla Scandone già nel
del terzo quarto con quel break nei primi 5 minuti del terzo sì, periodo. Sì, infatti, e poi... addirittura Coach Esposito parla che la gara 1 è finita in 5 minuti, dopo 5 minuti. Invece Sacripanti dice 25, 26, 27 minuti e poi gli ultimi 13 si è andati in garbage time, quindi la cosa che accomuna tutti è che gara 1 è stata una mattanza per Pistoia, ecco, c'è cioè una autentico dominio di Avellino. Assolutamente sì, Lucio. In sintesi del mio, la sintesi del mio discorso è che non sarà facile al Palla Carrara. Ovviamente la Scandone ha tutti i mezzi per sfognare il Palla Carrara, però mi aspetto quella prova di maturità da parte della Scandone che già abbiamo visto in gara 1, gara 2 e tutta la striscia della regular season. Mi aspetto quell'esame di maturità in più per appunto vedere una Scandone candidata ufficialmente a fare benissimo anche in semifinale, in finale, playoff. Perché no, perché no? Allora andiamo un attimo in pausa. Texas, Say What You Want. Oh, e yes. Poi ritorniamo con Wes Avellino. Eccoci in studio con Sportivamente Irpini, il momento dell'US Avellino. US Avellino che ha conseguito una ormai matematica salvezza, un pareggio col Como che è valso appunto il 49esimo punto della gestione 2015-2016, un po' di tester, un punticino anche con Dario Marcolin. Basta, avanza, dai, proprio quel punto salvezza, dai, Luca. Sì, sì, quel punto salvezza, la partita di Como, secondo me, può essere discussa solo per un episodio, non tanto la partita, non era una partita di fine stagione, però è stata un poco falsata la stessa gara dalla non dico dal fatto che l'Avellino non doveva rimanere in 10, perché comunque la manata c'è stata ai danni di Ambrosini o Casasola, non si sa chi, o Ambrosini o Casasola, chi dice Casasola, chi dice Ambrosini, comunque però il fatto che ci sia stato questo scambio di persona, una cosa abbastanza strana, e ci sono stati un seguito purtroppo non positivo per quanto riguarda questo episodio, e c'è stata la squalifica di 3 giornate a D'Angelo, quindi il giudice sportivo ha confermato la squalifica a D'Angelo. Non ce l'aspettavamo, probabilmente sarebbe andata a chiosa la squalifica, invece il referto dell'arbitro parla di D'Angelo che ha dato una manata violenta all'avversario, e quindi finirebbe il campionato di Angelo D'Angelo. La società farà ricorso sicuramente per far ridurre la squalifica, però il problema è che D'Angelo si prenderà la squalifica, ecco, questo è il grosso problema. Quindi c'è stato uno scambio di persona e si continua a sbagliare anche nella decisione del giudice sportivo del martedì. Il punto è questo: ci sta l'errore di scambio di persona, per quanto sia ingiustificato, ma ci sta un errore di scambio di persona con D'Angelo che viene scambiato per Chiosa, vabbè, non si sa né come né perché. Il punto è che il giudice sportivo non può non tener conto che ci sia stato questo scambio di persona. Deve appunto prendere atto che c'è stato, magari anche attraverso una presa di posizione da parte dell'arbitro stesso, e quindi non dare la squalifica a D'Angelo. Non lo so, Lucio, come dire. Sono cose che anche in Italia ormai stiamo vedendo anche questo, una cosa abbastanza strana, però poi c'è chi sospetta sul fatto che il guardalinea che ha segnalato la manata all'arbitro Marini di Roma era o pro molla di Salerno. Vabbè, queste sono cose che lasciamo un po' al folklore, sono un po' folcloristiche, Nicola, mettiamola così, dai. L'espulsione c'era comunque di Chiosa, l'Avellino comunque sarebbe rimasto in 10, però è caduto il caro pro molla, è caduto in questo errore, e ora a pagare le spese potrà essere Marini di Roma, e questa è la cosa che non quadra proprio. Diciamo che facciamo quindi che dire, Lucio, davvero un minuto di silenzio, perché qui sono cose abbastanza curiose.
la stiamo prendendo a ridere, però la società dell'US Molino dovrà attivarsi. È un'ingiustizia vera e propria ai danni di Angelo D'Angelo, così non va assolutamente bene. Ripetiamo, ci sta l'errore anche del guardalini, ci sta l'errore di chiunque sul campo di gioco, però con video alla mano, con carte alla mano, non si può dare una squalifica a D'Angelo in luogo di Chiosa, quando è evidente che non è stato lui. Appunto. Cioè, non facciamo quelli che sono completamente sprovvisti di tecnologia. Se ci sono prove così evidenti, così schiaccianti, prova TV, conto prova TV, tutto quello che volete, però dai, no, evitiamo queste figuracce per persistere nell'errore. Se c'è l'errore, bisogna persistere nell'errore anche dopo. Dai, è scandaloso questo. Sì, assolutamente. Quindi, detto questa cosa, che comunque è di dominio pubblico e soprattutto domina in relazione alla partita Avellino Como, per quanto riguarda invece il punto che ha conquistato l'Avellino contro la squadra lombarda, bisogna dire che l'Avellino si è salvato e per, comunque la partita di Como, la partita contro il Como, è inutile che continuiamo a fare riflessioni, una partita abbastanza curiosa, perché anche l'Avellino in 10 poi aveva delle oggettive difficoltà, però comunque il Como non è che chissà cosa abbia creato, quindi si è finito con l'1-1, un pareggio che sta bene ad entrambe. Beh, il Como era già retrocesso, quindi poteva star bene anche una sconfitta al Como, anche una vittoria, Nicola, non è che cambiava molto per il Como. Per l'Avellino invece serviva il punto, e quindi il punto è arrivato. Ora ci si guarda al futuro, archiviato in un attimo, in un batter d'occhio. Sono proprio nei 20:31, archiviamo il passato, pensiamo al futuro. Ma sì, per forza. E si iniziano a fare dei nomi per quanto riguarda l'US Avellino. Io dico una cosa, c'è un detto che appunto fa riferimento al fatto che chi entra papa poi ne esce cardinale, e non vorrei che sia il caso di Mimmo Toscano, perché ora è individuato come il prossimo allenatore dell'Avellino. Guarda caso, anche Mimmo Toscano, ex Ternana, ex Novara, proprio come Attilio Tesser, anche Mimmo Toscano ha fatto una promozione col Novara, anche con la Ternana, quindi il curriculum parla di un allenatore vincente che ha fatto delle promozioni, un allenatore che però forse risolverebbe i problemi difensivi dell'Avellino, almeno per quanto riguarda la mentalità. Poi è normale che devono essere individuati, devono essere i giocatori a fare la differenza, i difensori devono essere indovinati, perché Tesser fino a un certo punto il problema della difesa ce l'ha avuto quest'anno l'Avellino, ma i giocatori non hanno reso. Allora, questo Mimmo Toscano, Nicola, dovrebbe, mettiamo il condizionale, io non è che ci credo tanto, però dovrebbe essere il prossimo allenatore. Addirittura in una trasmissione di una emittente c'è stata anche l'incoronazione da parte di Massimo Rastelli per quanto riguarda appunto Mimmo Toscano. Gli altri nomi sono Boscaglia, Drago, Marino e De Zerbi. Attenzione, facciamo pure una piccola riflessione su De Zerbi, perché sembra lo voglia il Verona, quindi una big di Serie B per salire subito in Serie A, o addirittura l'Empoli per il dopo Giampaolo, perché sembra qui, Nicola, intreccio di panchine clamoroso, perché sembra che Giampaolo debba andare alla Sampdoria. E quindi De Zerbi è un allenatore che fa un calcio offensivo, ma lo vogliono squadre di un certo livello, e sarebbe quindi agognato da squadre di categoria superiore addirittura, perché lui sta facendo la Lega Pro con il Foggia, che ha i playoff, e l'Avellino può anche, magari arriverebbe il pallino di De Vito, però chissà, visto che ci sono tutte queste concorrenti. Sì,
È tutta una soluzione da vagliare giorno per giorno. Certo, sarà un toto allenatori molto interessante quello che si vedrà da qui al, penso, all'inizio di giugno barra luglio. Certo è trovare un profilo che punti ad un progetto, un profilo che appunto cerchi di considerare appunto la piazza di Avellino una piazza che prima di fare bel calcio deve puntare comunque su una certa solidità, su una certa umiltà, sullo spirito del lupo che stiamo vedendo un po' con la Scandone. Per il resto Mimmo Toscano mi sembra uno dei papabili, mi sembra anche un buon nome che si sta facendo e mi sembra anche un profilo abbastanza interessante. Poi si fanno i nomi di Boscaglia, si fanno i nomi di De Zerbi come dicevi poc'anzi, ma ci sono anche altri nomi che terrei d'occhio. Certo è, come ha detto anche lo stesso De Vito a Sport Channel, diciamo che bisognerà appunto considerare un po' di cose. Lunedì ci sarà una importantissima riunione in cui si cercherà di capirne di più da questa situazione, anche in merito alla posizione di Enzo De Vito. Una sua permanenza o meno ad Avellino è ancora in discussione. E questa mi sembra una cosa un po' non da Avellino, ecco. Avellino di solito è sempre stata una squadra, una società che ha studiato il minimo dettaglio già da prima rispetto alla fine del campionato. Invece quest'anno è un po' in ritardo, nonostante non faccia neanche i playoff, quindi mi sembra un po' in ritardo Avellino rispetto alla tabella di marcia. Bisogna un po' sbrigarsi. Intanto Lucio, ti voglio leggere questo comunicato della Lega Serie B. La Corte Federale d'Appello ha parzialmente accolto il ricorso del Lanciano in merito alla penalizzazione di 5 punti, restituendone ben 3. Quindi il Lanciano adesso è a 42. Sale a 42 punti e inguaia un po' di squadre in lotta salvezza. Questa è una bella notizia che hai dato, Nicola. In guaia anche la Salernitana, assolutamente. Anche la Salernitana, adesso la classifica la leggiamo subito. Allora, dalla tredicesima posizione c'è la Provercella a 43, poi Modena a 42 con Salernitana, Latina e proprio Virtus Lanciano a 42. Quindi è una bagarre. Bagarre incredibile, appunto. Provercelli 16, 16esima, 17esima il Modena, 18esimo la Salernitana, 19esima il Latina, al 20esimo posto il Lanciano a 42 punti. Quindi sarà una bagarre pazzesca. Sono tutti a pari punti, meno male. L'Avellino si è tirato fuori da queste sabbie mobili. Poteva diventare rischioso per l'Avellino, si è messa al sicuro. De Vito, bisogna capire la situazione di Enzo De Vito, perché la crescita professionale è un punto importante, e poi bisogna capire se collimano le scelte tra società e lo stesso Enzo De Vito. Mi pare che il direttore sportivo però abbia sempre sposato la linea dell'US Avellino, al di là di quelli che magari potevano essere determinati giocatori indicati, non so, anche dalla società. Vabbè, lui li ha scovati, è lui che ha individuato la maggior parte dei giocatori, però non è che un giocatore o l'altro poteva far cambiare idea allo stesso Enzo De Vito, quindi lui ha sposato la linea della società. Però è un quinquennio che sta ad Avellino, una crescita, una aspirazione di andare più in alto di categoria ci può essere, e bisogna vedere come stanno le cose. La cosa sicura è che Tesser non sarà più l'allenatore dell'US Avellino. Io però direi che è stato un allenatore che ha fatto benino ad Avellino, tuttavia ci sono stati problemi e ha portato in salvo una squadra che aveva obiettivamente, era sprofondata dai meno 11, cioè dal più 11 sopra la zona salvezza all'indomani della gara con la Ternana, al più 4 solamente con Marcolin. Quindi ha trovato una squadra in una situazione disperata,
quasi disperata, 4 punti non sono tanti, è una partita, e con due scontri diretti da giocare, Lanciano e Provercelli, e ne è uscita la grande con 4 punti. Con quei 4 punti ha chiuso il discorso, poi la matematica l'ha certificata la gara con il Como, e quindi qualche merito ce l'ha anche, andrà comunque negli almanacchi mister Tesser per le 6 vittorie consecutive in Serie B, nessuno mai le ha fatte ad Avellino, nemmeno l'Avellino che fece la promozione in Serie A nel 78, quindi qualcosa di buono l'ha fatta. Poi alcune cose non sono funzionate, come per esempio la squalifica di Castaldo, 4 mesi sono tanti, la cessione di Trotta che comunque ha creato qualche piccolo problema, e allora così in chiaroscuro, una stagione in chiaroscuro, però Tesser ha dato quello che poteva dare, molti giocatori sono venuti meno, e questo mi viene da dire. Assolutamente sì, molti giocatori sono venuti meno, si è ritrovato in una posizione nella seconda gestione Tesser, il mister di Montebelluna, da traghettatore del traghettante, chiamiamola così, traghettatore del traghettante doveva essere Dario Marcolin, invece Tesser ha dovuto traghettare tra virgolette la squadra ormai in panne con Marcolin, perché non era in condizione di raggiungere la quota salvezza. Dal mio punto di vista avremmo rischiato tantissimo se fosse rimasto appunto Dario Marcolin. Oggi magari stavamo ancora a soffrire, invece grazie ad Attilio Tesser ci ritroviamo a festeggiare appunto una salvezza. Sì, il quarto anno consecutivo in Serie B. Sono numeri importanti considerando quelle che erano state le precedenti gestioni scellerate. L'Avellino oggi è una realtà di cadetteria importante. Ha fatto 3 anni splendidi, con 2 anni con mister Rastelli appunto ottimi, e poi c'è stato questo terzo anno così un po' di un piccolo stop, ci può stare, però il progetto continua. Si parla anche, attenzione Nicola, di un raddoppio di quote, non dal 10 al 20% che già c'è stato da parte di Michele Gubitosa, ma dal 20 al 40. Questa è un'indiscrezione, vediamo cosa succederà, quindi ci saranno novità tecniche, societarie, sarà un'estate molto calda. Chiediamolo a Chiara appunto come sarà quest'estate, cosa succederà in quest'estate. Andiamo, il futuro che sarà. In studio per l'ultima parte di Sportivamente Irpini andiamo con le altre realtà sportive locali, con il calcio dilettantistico, ma anche Accamontella e basket con la Serie D regionale. Allora Lucio? Sì, partiamo velocemente con l'Accamontella. La stagione è finita, nel senso che non c'è la coda dei playoff, ma noi lo avevamo preventivato, obiettivamente perdendo con Maglie non è che si poteva ambire poi ad una coda di stagione, e così quindi è stato. Peccato per il Montella, che tra l'altro ha perso anche a Sabaudia, cioè contro il Terracina. Questo dimostra un po' che le speranze erano proprio ridotte all'osso, nemmeno le ragazze forse ci credevano, una vittoria non sarebbe nemmeno bastata, e quindi finisce sicuramente in modo migliore rispetto a qualche anno fa. È una società che deve cercare di puntare però nei prossimi anni ai playoff. Avevano ormai cullato il sogno playoff, era lì a un passo, questo sogno playoff era fatta quasi, era davvero fatta quella sfida con Maglie. Col Maglie è incredibile, veramente. Una Rakiri che... incredibile. Che poi nemmeno Maglie con quella vittoria non è chissà che abbia ottenuto, nemmeno Maglie è andato ai playoff. Infatti è passato appunto la Arzano. Arzano, sì, che era a 49, era al terzo posto e ha confermato il terzo posto, assolutamente. Peccato, davvero peccato. Invece il Cabosolofra purtroppo... È stato demolito da Sarno in gara 1. Parliamo di basket, eh? Assolutamente sì, purtroppo Serie D regionale. Purtroppo non c'è partita più drammatica per il Cabosolofra rispetto a Pistoia dal mio punto di vista. Quasi 30 punti di scarto, quindi
non c'è partita, vediamo in grado cosa succede, però le speranze dei conciari sono ridotte al lumicino. È un peccato, aver raggiunto appunto la semifinale playoff, è già un buon risultato rispetto all'anno scorso che era stato eliminato ai quarti, però purtroppo i conciari hanno subito un passivo imponente da Sarno e devono pensare a gara 2, chissà con quale spirito a questo punto. Già con Controportici qualche segnale non era arrivato, qualche segnale positivo, insomma. E allora purtroppo questa tendenza l'ha confermata contro il Sarno, che ha proprio abbattuto Solofra 89-53, insomma un risultato assolutamente eloquente, e quindi vengono confermati i segnali non positivi venuti dalla gara contro Portici, nonostante sia stata vittoriosa. Speriamo che i ragazzi di Cocci Annaccone comunque, nonostante tutto, possano riprendersi. Parziali 24-18, 45-25, 69-31, quindi non c'è stata partita contro il Sarno. Non sono passati 17 punti per Cantelmo e altri di Lauro 10 non sono passati, e quindi purtroppo è andata così. Vabbè. È andata come è andata, bisogna solo rimboccarsi le maniche. Invece, Nicola, nel calcio dilettantistico, qualcosa di importante è successo, perché l'Audax Cervinara viene promosso in eccellenza, quindi la categoria regionale più alta di tutte. Veramente siamo molto felici come irpini, noi siamo sportivamente irpini, Nicola, e quindi una squadra irpina, l'Audax Cervinara, riesce a battere una Sannita assolutamente, e quindi siamo veramente contenti di questo risultato 2-1. Ricordiamo i gol di il gol di Ricci di Santo Suosso, niente ha potuto invece il Paolisi, che con il gol di Russo aveva accorciato. Anche gol di pregevole fattura sia per quanto riguarda Ricci che per quanto riguarda Santo Suosso. Ne è venuta quindi, ne è uscita vincitrice l'Audax Cervinara, un campionato infinito, poi addirittura lo spareggio dopo che Paolisi aveva comunque finito la stagione davanti alla Cervinara, poi con il ricorso vinto si è finiti a pari punti. Ora in eccellenza, Nicola, abbiamo due irpine sicuramente, sono il San Tommaso e l'Audax. Bene. E c'è anche una piccola speranza per l'Eclanese. Attenzione, cosa attenzione, è successo? Attenzione. Cosa è successo, Nicola, al Romano di Grotta Minarda? Beh, è successo assolutamente romano. Assolutamente di tutto. Arrivavano innanzitutto ottime notizie da Lucio. Mi siedo così ascolto no. lo spettacolo. Arrivavano ottime notizie dal Progreditor di Marcianise per quanto riguarda appunto l'Audax, e al Romano quindi si stava giocando in contemporanea anche Grotta e Clanese. Erano una sfida fratricida, due irpine, quindi chi vinceva comunque andava bene tra virgolette, però non ci si aspettava che in casa, ricordiamo il Grotta è finito terzo mentre l'Eclanese quarta, non ci si aspettava che ci potesse essere un arachiri del genere, perché Grotta era in vantaggio all'ottantesimo per 2-1, poi un rigore contestato all'87esimo per fallo su Avallone, centrocampista dell'Eclanese, e poi addirittura poteva puntare, ci sarebbero stati a quel punto i supplementari, permanendo il 2-2 sarebbe passato Grotta alla finale contro Paolisi. E invece il 3-2 è arrivato su capocciata, zuccata dell'altro guardabascio, dopo Pino Guardabascio che aveva segnato sul rigore, è arrivato anche il gol di Gianluca Guardabascio, il centrale difensivo dell'Eclanese, e quindi Grotta è uscita prima, esce prima quest'anno rispetto all'anno scorso, perché ricordiamo che l'anno scorso arrivò alla finale contro Casalnuovo, la squadra di Napoli. Ora però, Nicola, diamo il giusto merito all'Eclanese, perché è vero che il Grotta si è suicidata, si è buttata via, però i meriti qualche merito ce l'ha pure l'Eclanese. È stato molto bravo 5, a me mi ha impressionato come giocatore, un giocatore centrocampista dal piede buono, ha pennellato i cross, ha fatto gli assist anche per Guardabascio, ha messo poi
In mezzo la palla per quanto riguarda la zampata vincente di Avallone, che è valso l'1-1 delle Clanese, quindi una squadra più compatta, forse meno talentuosa rispetto al Grotta, ma più compatta e ha avuto la meglio. Ora le Clanese dovrà sfidare il Paulisi in campo neutro per quanto riguarda la finale del girone. A quel punto chi vince tra Paulisi e De Clanese dovrà sfidare nello spareggio interzona per accedere direttamente in eccellenza la vincente tra Cicciano e Nola. Quindi un cammino ancora lungo per le Clanese, però sulla carta è favorito il Paulisi. Bisognerà vedere un po' quale sarà il post Grotta per le Clanese, se riuscirà a confermare lo splendido risultato del Romano, chissà, i sogni in casa clanese dopo questa botta morale al Romano sicuramente è elevato, quindi penso che tutto possa succedere ancora. Sì. Le Clanese ha dimostrato che tutto può succedere fino a quando l'arbitro non dà il triplice fischio, quindi complimenti alle Clanese. Assolutamente. Peccato per Grotta, però qualcuno doveva uscire purtroppo. Certo, siamo contenti, comunque è un'Irpina che ha superato, al di là di Clanese, Grotta, abbastanza sorprendente. L'unica cosa hai fatto bene, il fattore psicologico a dire questa cosa, perché effettivamente il Paulisi viene da una sconfitta pesante contro l'Audax e invece le Clanese viene da una vittoria quasi sorprendente, inaspettata, e questo fattore psicologico può contare. Però ricordiamo che in campionato il Paulisi ha fatto molti più punti delle Clanese, avrà magari si giocherà in campo neutro, però in caso di parità poi non si faranno i rigori e passerebbe il Paulisi contro la vincente di Cicciano e Nola. Facciamo un in bocca al lupo alle Clanese, vediamo il campo che sarà scelto per questa finale del girone, poi vediamo cosa potrà succedere. Questo è il quadro del calcio dilettantistico. Ancora un applauso all'Audax Cervinara, siamo veramente contenti per i caudini. E noi siamo in chiusura, Lucio, salutiamo il pubblico di Radio Flumeri, il pubblico di Sportivamente Irpini che così gentilmente ci ha seguito questa sera tra Scandone, West Avellino e le gesta nel calcio dilettantistico con l'Audax Cervinara e le Clanese vittoriose, e quindi diamo appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata vibrante di Sportivamente Irpini. Beh sì, ormai siamo in piena serie playoff, quindi la Scandone domani, ricordiamo, già al Pala Carrara, ce ne sarà da dire alle 20.45. Salutiamo di nuovo i nostri radioascoltatori, ciao a tutti, a martedì. Invece domenica ci sarà la Basket Mania 15. Ciao a tutti e buona sera ancora. Buona cena. Buona cena, ciao.